oltre alla presentazione del programma di governo, oggi ho anche l'onore di presentare in anteprima il Consiglio, ed era questa la mia preghiera di venerdì. Qualche nome era già trapelato, ma il governatore Luca Zaia ha voluto anticipare nuove indiscrezioni ed ha presentato stamattina alla stampa e al Consiglio la nuova giunta, il suo esercito che andrà a governare il Veneto per i prossimi 5 anni. La novità del nuovo mandato è la creazione di un unico assessorato al welfare che ingloba in sé sanità e servizi sociali. Per questo ruolo riconfermato Luca Coletto. I veneti hanno dato un segnale, hanno sostenuto la mia azione di governo che va in quella direzione, legalità, anticorruzione e soprattutto dare una bella ripulita, perché a noi piace fare le pulizie. Il vicepresidente e assessore al bilancio sarà Gianluca Forcolin, all'ambiente Giampaolo Bottacin, alle infrastrutture Elisa De Berti, cultura e sport per Cristiano Corrazzari, flussi migratori per Manuela Lanzarin, Giuseppe Pan all'agricoltura, Roberto Marcato allo sviluppo economico e per Federico Caner la nuova delega all'attuazione del programma di governo. Un esecutivo di 10 persone, età media 45 anni. I veneti mi hanno chiesto di fare sul serio, faccio sul serio. Primo consiglio, 20 progetti di legge, di consumo del suolo, tagli ai costi della politica, via i vitalizi, via l'assegno di fine mandato, insomma c'è 20 proposte, c'è da sbizzarrirsi. Una giunta che ha già scatenato le prime polemiche, il grillino Jacopo Berti ha parlato di bunker Vietnam. Come mai ci hanno lasciato fuori dall'ufficio di presidenza? Se non c'è niente da nascondere, potevamo essere anche noi votati là dentro, dato che siamo, fino a prova contraria, arrivati terzi a queste elezioni, un posto che di diritto ci aspettava.